La strambata strapless Totwheel Side è forse la manovra più semplice per eseguire un cambio di mura nel kiteboarding strapless. Si esegue cambiando da andatura heel ad andatura toe, prima del cambio mura in strambata. Iniziate la manovra con andatura al traverso ed il kite a 45 gradi. Alzare leggermente il kite verso lo zenith in modo da alleggerire il peso sulla tavola. È consigliabile, in queste fasi, staccare la mano anteriore dalla barra. Scambiate la posizione dei piedi sulla tavola ruotando il corpo per navigare in andatura toe side. Sfruttate la trazione del kite per acquisire una maggiore stabilità. Non appena avrete stabilizzato l'andatura toe side, iniziate a far ruotare il kite verso le mura opposte, tirando sulla barra con la mano posteriore. Nello stesso momento spostate il peso sulla gamba posteriore, facendo ruotare la tavola sotto vento e mantenendo una buona velocità. Per non perdere la planata in condizioni di vento scarso, potrete invertire il kite eseguendo un down loop. Se questo tutorial vi è stato utile, lasciateci un like. Eventuali domande o chiarimenti scriveteceli sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Allenatevi con i nostri video tutorial dedicati al kiteboarding. E soprattutto divertitevi!